A Terrazza Dispari Severino Nappi, candidato per la Lega alle prossime elezioni regionali, già candidato in Forza Italia, e la prima domanda, a prescindere da tutto, è: capiamo perché da Berlusconi a Salvini? Beh, io sono grato sicuramente nel passato al presidente Berlusconi per aver costruito un progetto per l'Italia, però quella stagione si è esaurita e c'è bisogno di focalizzare l'attenzione in particolare sulle esigenze che sono oggi forti in questo nostro paese, in particolare in questa nostra parte del paese, che ha bisogno di ripartire con un'idea di politica che sia saldamente ancorata al territorio. E la Lega è esattamente questo, la storia della Lega è quella di un partito del territorio, che ora che ha fatto una scelta di cambiamento da partito territoriale a partito nazionale, investe sul Sud e chiede di costruire una classe dirigente diversa, nuova, se possibile, con competenze e con valore, delle proposte che servono a innervare un progetto nazionale. La Lega oggi è il primo partito nazionale, il primo partito del centrodestra, è la guida di un percorso di rinnovamento che è indispensabile in Regione Campania, indispensabile nel Paese. Vediamo tutti come si stia attraversando una vicenda, una storia, un periodo particolarmente drammatico per la nostra economia. Basta pensare questa estate così strana a Ischia, con locali che sono ancora chiusi, alberghi che non hanno aperto, realtà produttive che sono bloccate, il senso di un governo che non funziona. Non funziona quello nazionale, non funziona quello locale. Prima di arrivare a quello locale, ti senti un po' come lo juventino napoletano che tifa Juve? No, il contrario, cioè non bisogna far confusione tra la Juventus e la Lega, tra il Napoli e la politica. Io sono tifoso del Napoli, come molti qui da noi. La Lega non è la Juventus. Qui parliamo di un partito politico che ha una prospettiva importante, che deve essere valorizzata attraverso persone del Sud. È un'occasione straordinaria di cambiamento, un partito che non ha scheletri, un partito che ha la voglia di costruire da capo, lo fa facendo una selezione anche molto intensa rispetto alla sua classe politica, rispetto a chi la rappresenta, e che si è aperta al mondo produttivo, al sistema delle imprese, alla società civile, con uno spirito nuovo al quale io sono onorato di partecipare, dare il mio contributo, il contributo di chi viene dal mondo delle professioni, del lavoro, di chi si è sempre impegnato prima nella vita sociale e professionale, ora anche in quella pubblica, per dare uno sforzo e uno slancio ad un paese e una realtà come la nostra, che forse ha visto troppi politici di professione, spesso anche poco competenti, a dover reggere il passo di un Sud che arranca proprio perché non è stato capace di avere una rappresentanza adeguata. Ci arriviamo al Sud, però volevo continuare a fare una domanda che sembra da bar, però spero di poter dare ai lettori del Dispari uno strumento in più di valutazione sereno. Mi rendo conto che la politica è diversa e che non dobbiamo fare il tifo, anche se purtroppo il mood sembra che si vada avanti per slogan. Come si può superare comunque tutto quello che è stato il passato, la Valli col Fuoco, diciamo tutto quello che è stata quella parte, diciamo, un poco più folcloristica? Come si può superare per creare poi un punto di partenza nel quale cominciare poi a ragionare sui fatti? Appunto, non confondendo la domenica allo stadio, il tifo da domenica allo stadio, con la politica, e anche segnalando un dato importante: la Lega nasce come partito territoriale, si chiama Lega Nord, fa molto bene il suo lavoro, valorizza quei territori, costruisce una classe di amministratori che nel tempo ha consentito all'economia di quella parte del paese andare avanti. Basta pensare al Veneto e alla capacità che ha avuto il governo Zaia, per esempio, di dare forza, slancio anche in questo momento così particolare, e immaginare che quel modello si possa riprodurre qua. La Lega è un partito federale nel quale ci sono realtà territoriali. Ora abbiamo per la prima volta forte, solida in campo una Lega Campania che si presenta con uomini della Campania, con persone che ci mettono la faccia e che hanno anche delle idee. Se poi vogliamo far folklore, ricordiamo che De Luca tifa per la Juventus, come tutti sanno. Se vogliamo continuare con la storia del folklore, De Luca è un signore che pochi anni fa insultava i napoletani. Il sindaco di Avellino ha parlato male di Salerno. Quella roba lì, di tifosi della Salernitana, quindi quella roba lì è il calcio. Il calcio fa bene a tutti ed è una grande passione per molti, me compreso. Ma non bisogna immaginare che uno spettacolo sportivo si metta in discussione quello che è una cosa ben più importante in fondo, cioè il futuro delle nostre comunità, che va amministrato con uomini che ci mettono la faccia e che devono essere capaci di costruire un progetto. Se la politica riesce ad andare oltre le chiacchiere, e per farlo ha bisogno di contenuti, questo può essere soltanto un valore. Del resto, parliamo dei contenuti, restiamo un po' ai contenuti.
ovviamente le domande mie saranno sempre ischiacentriche, perché il giornale di Ischia, perché credo con un ma po'... Ma Ischia è anche la mia seconda casa, quindi tutto sommato penso che la cosa vada bene. Quindi, per argomenti, l'argomento principale, la regione, il ruolo della regione e l'isola di Ischia. Però prima di questo ancora restiamo per un attimo sulla politica, di campagna elettorale ne hai fatte diverse. Cosa significa farla quando l'elettore però è sotto l'ombrellone? Questa è una grave responsabilità del governo nazionale e del governo regionale. Insistere perché si debba votare il 20 settembre è davvero un atto di incoscienza e di mancanza di rispetto per i problemi dei cittadini e per le esigenze dei cittadini. Tutti noi oggi abbiamo l'attenzione per ben altro, attenzione per il futuro, per quello che sta accadendo nella nostra economia, ancora attenzione, preoccupazione per il coronavirus, insomma dovremmo parlare di altro, c'è la scuola che deve ripartire e non si sa come farà, c'è un problema di economia che stenta a muoversi, c'è un problema di persone che hanno perso il posto di lavoro o che rischiano di non averlo, francamente parlare di elezioni solo per consentire a queste persone di provare a sfruttare l'onda lunga della paura di pochi mesi fa è veramente un atto irresponsabile. Questo porta dei nomi e cognomi ben precisi da Conte a De Luca, il gruppo degli interessati alle elezioni davvero si deve anche vergognare rispetto a quello che sta accadendo. In questo momento, in questi giorni è stata emessa un'ordinanza che prolunga la situazione di emergenza, c'è un'ordinanza che addirittura oggi in Regione Campania impone di entrare negli uffici pubblici misurando la temperatura dei cittadini e si pensa di fare le elezioni esattamente nello stesso tempo. Se avessero un po' di dignità penserebbero a ritirare il decreto, se avessero però la vera dignità dovrebbero dimettersi per aver soltanto pensato di dover piegare i propri interessi davvero di fronte a quello che sta accadendo. E veniamo agli argomenti, sei candidato quindi sicuramente proviamo a tracciare un po' quelle che sono le linee di programma, ma prima di questo la domanda che ti voglio porre è, sono convinto che l'isola di Ischia paghi dazio per due motivi, il primo perché fino adesso è stata rappresentata almeno in maggioranza dove nelle stanze che contano male per il ruolo che occupa in regione, il secondo è proprio il ruolo che deve essere riscritto totalmente negli argomenti e nelle deleghe più importanti, trasporti marittimi, portualità, sanità, scuola, rischio idrogeologico, sicurezza, terremoto di Ischia che non è stato ancora risolto e adesso è tornato in quota regionale. Pensi di poterti impegnare in qualche modo in quella che sia, meno di garantire una visione diversa che ponga l'interesse dell'isola di Ischia al centro di un dibattito, perché politicamente magari i 60.000 abitanti di Ischia valgono come i 60.000 abitanti di una qualsiasi, di un altro, di un comune napoletano oppure di un qualsiasi altro comune italiano, però c'è che i 60.000 abitanti dell'isola di Ischia hanno un valore diverso se lo catapultiamo in quello che è il PIL che produciamo, quello che sono gli interessi, quelli che sono le concentrazioni anche economiche che si muovono attorno a un'isola che ha dei numeri non da isola. Ischia è un motore dell'economia regionale e anche dell'economia nazionale. La responsabilità più grossa che purtroppo bisogna ascrivere è quella di essere marginale rispetto a questi temi. È evidente che deve cambiare l'approccio alla questione, alla vicenda Ischia. Secondo me anche avviando un rinnovamento nella rappresentanza di quest'isola e immaginando uno sforzo significativo verso il fatto che ci sono alcune questioni che sono ineludibili. Il tema dei trasporti, il tema degli scarichi delle acque, il tema della tutela di questo territorio rispetto alla grande questione urbanistica. Non sono vicende banali e marginali. Il tema dell'assenza di una programmazione che sostenga il turismo dell'isola, la mancata formazione, l'allungamento della stagione turistica che non viene neanche approcciato. Voglio ricordare che le ultime misure sulla formazione qui sono state fatte da me 5 anni fa. E dopodiché non si è fatto più nulla. Analogamente vorrei segnalare che non è possibile, per esempio, che per un'isola come questa non si siano trovati gli strumenti per favorire una stagione turistica dopo una vicenda particolare come quella del coronavirus. È il segno del disinteresse che evidentemente deve essere tradotto invece in un'azione profondamente diversa. Io credo che bisogna interrogarsi sul fatto che in questo tempo Ischia non ha potuto godere dell'attenzione che merita. O
capovolgiamo il ragionamento e mettiamo al centro l'idea che una grande isola come questa è un valore assoluto per la nostra regione, quindi si discute di questo tema, o se no altrimenti rischiamo che quest'isola vada avanti con le sue forze. Sarà sempre bellissima e sarà sempre un'isola straordinaria con delle potenzialità enormi, ma il salto davvero importante è quello di aprire una discussione. Io non escludo che si debba immaginare che Ischia diventi tema di una delega del governo regionale che nasca, che naturalmente è quella delle isole, del turismo inteso come filiera dell'accoglienza e che abbia dedicato alle nostre isole, ovviamente partendo da questa, ma anche con Procida e anche con Capri, anche con tutta quella rete che c'è attorno alle nostre bellezze, debba diventare una questione significativa e seria, cosa che non è stata. Non c'è un piano per la programmazione dell'offerta turistica da 5 anni a questa parte. Diciamo che non c'è proprio chi se ne occupa, no? Ricordiamo tutta la vicenda delle varie agenzie che hanno costruito la fine dell'ufficio del turismo. Leggevo poco fa sulla tua bacheca Facebook anche un intervento, così proviamo a entrare in quello che è l'argomento. Io sull'argomento terremoto di Ischia ho una visione tutta particolare, quindi diciamo non la condivido perché sarebbe diciamo troppo di parte, ma mi sembra che hai in qualche modo tracciato anche tu una linea di quello che potrebbe essere uno sviluppo su quello che sia. Beh, io dico che Ischia nella vicenda del terremoto, ma ovviamente qui è forse ancora più evidente il tema della inadeguatezza delle misure urbanistiche che ci sono in questo paese, l'ipocrisia assoluta che governa la questione dell'urbanistica in questo paese, ha pagato un doppio prezzo. Col terremoto è stata fortemente danneggiata la sua capacità turistica perché si è dato il segnale al mondo che Ischia fosse quasi crollata, mentre invece era un terremoto per fortuna circoscritto. Dopodiché il paradosso, perché invece di utilizzare l'occasione del terremoto per mettere seriamente mano alla risoluzione di un problema straordinariamente grave per l'intera regione Campania, che è quella della vicenda del condono e la vicenda della costruzione di regole compatibili con quello che è accaduto nei decenni scorsi, perché non si può far finta di non sapere che la realtà è quella che vediamo e che quindi o la regolamentiamo o la sistemiamo o la mettiamo a regola, altrimenti rischiamo soltanto di lasciare le cose come stanno, esattamente quello che sta accadendo a casa mia. Faccio la domanda cattiva ricollegandomi ad uno dei grandi temi, un po' all'articolo 25, ricordo che fu proprio un emendamento della Lega che introdusse in quello che fu la battaglia per l'approvazione quel più piccolo comma che impediva il riconoscimento del contributo di ricostruzione alla parte condonata di un edificio sanato. Ovviamente ti candidi con la Lega, da parte mia la domanda deve essere chiara, ti impegni affinché questo comma sia stracciato dall'articolo 25? Io per la verità ho già depositato in Consiglio regionale 3 anni fa una proposta di legge che serviva a regolamentare questi fenomeni. No, il governo De Luca non ha avuto la forza neanche di avviarne la calendarizzazione e la discussione in commissione. È finita questa amministrazione regionale senza che si sia messo mano a questo tema. La questione che pongo rispetto all'emendamento, perché è una vicenda che risale ormai a 2 anni fa, mi domando dove erano i parlamentari del sud, i parlamentari campani. È possibile che nessuno è stato in grado di spiegare questa vicenda? 2 anni fa la Lega in Parlamento aveva solo 2 parlamentari campani, mentre ce ne sono circa 100. Che fine hanno fatto questi signori rispetto a un tema come questo? Sono in questa regione ci sono circa 50 parlamentari del Movimento 5 Stelle. Dove erano rispetto a questa tematica? Dove erano quelli del PD? Dove erano quelli di Forza Italia, dove erano tutti quelli che avevano il dovere di spiegare, come io ho fatto mettendoci la faccia nell'assemblea regionale, facendola dovunque, che la questione del condono e la questione dell'edilizia campana va spiegata per quello che è. Una regione che ha vissuto un tormento che si chiama per primo Antonio Bassolino, l'incapacità di regole che nascono da lontano e che sono state gestite in modo a dir poco stupefacente, perché lasciare che si ammonticchiassero decine di migliaia di pratiche semplicemente perché non si aveva il coraggio da parte degli uffici tecnici di intervenire, perché nessuno si vuole prendere la responsabilità di dire le cose come stanno, ha prodotto un cortocircuito assoluto rispetto al quale ho
sia il coraggio di spiegare, ma anche l'autorevolezza di spiegare le cose come stanno davvero, oppure continuiamo a far sì che, guardando da lontano questi fenomeni, si possa immaginare che la nostra terra sia luogo di abusi. E a questo proposito segnalo l'importanza che la Lega in Campania diventi forte anche numericamente, perché il primo partito nazionale, quando avrà la forza, come è accaduto all'Europa e come sicuramente accadrà in queste elezioni regionali, avrà maggiore forza, avrà al suo interno espressioni, uomini, storie, vicende che sono in grado di spiegare nell'altra parte del paese come stanno le cose, con una differenza: la Lega è un partito che rispetta il territorio, e quindi quando la Lega Campania avrà la forza, come accadrà tra pochi mesi, di poter fare questa battaglia, avrà già nel suo interno un'autorevolezza che finora è mancata. Sono gli altri partiti che si devono chiedere, attraverso i loro rappresentanti locali, come mai non sono stati capaci di spiegare ai loro segretari nazionali, ai loro rappresentanti nazionali, ai loro referenti, perché questa terra deve vivere in queste condizioni. Abbiamo sforato un po', ti lascio però, sei candidato, mi fa piacere lasciarti l'ultimo minuto, un appello al voto, sei candidato, quindi voglio dire, penso che l'avrai già pronto. Io credo che noi dobbiamo immaginare quella dei prossimi 5 anni come un'occasione per cambiare la faccia della nostra regione. Abbiamo un obiettivo molto serio ed importante: gestire al meglio i 12 miliardi della programmazione europea che assegna l'Unione alla Campania. Cito solo 2 numeri che servono a far capire perché dobbiamo cambiare pagina. Già prima del lockdown la Campania era ultima per i livelli di occupazione a livello europeo. La Campania, prima del lockdown, era ultima per la spesa dei fondi europei a livello europeo. Queste sono responsabilità straordinariamente pesanti e sono le responsabilità dell'amministrazione regionale di De Luca. Noi immaginiamo un grande piano sull'edilizia, sull'ambiente, sulla sanità come servizio e non come affare o peggio come malaffare. Noi immaginiamo un grande piano a sostegno del lavoro vero, non quello finto, clientelare e posticcio che è stato fatto in questi ultimi periodi da De Luca, o meglio, è stato addirittura solo promesso, perché ancora non c'è nulla. Noi immaginiamo una relazione con le imprese e col territorio, come accade in altre parti del paese. Dobbiamo farlo qui, c'è bisogno di una rete e c'è bisogno di persone che lo sappiano fare. Chi immagina la politica come un lavoro, come un mestiere, come uno strumento per guadagnarsi qualcosa perché non sa fare altro nella vita, deve lasciare il campo a chi probabilmente pensa che invece è un impegno e un'utilità per la comunità.